Buongiorno ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Ho appena finito di prendere lo sciroppo perché questa tosse maledetta non mi sta passando, quindi in questi ultimi 3 giorni sto prendendo lo sciroppo per farla passare, perché davvero mi ha tenuto compagnia per tutti i lavori. Nella settimana che abbiamo praticamente schierito le travi, ero perennemente ogni 3x2 dietro a tossire. Comunque, a parte questo, oggi vi faccio vedere le modifiche che ho portato in cucina, in sala da pranzo, insomma in questo primo ambiente della casa, oltre ovviamente ad aver schiarito le travi. Quindi siete pronti per vedere anche la zona della cucina con le travi schiarite? Adesso vi faccio vedere e spero che vi piaccia. Se non dovesse piacervi, però sappiate che non mi interessa, nel senso che questa è casa mia di ste, quindi deve piacere come prima cosa a noi. Poi se agli altri piace ben venga, altrimenti pace, noi viviamo lo stesso. Faccio questa piccola premessa perché ci sono stati parecchi commenti sotto il video dell'annuncio di questo, insomma, lavoro che avevamo deciso di andare a fare a casa, dove mi veniva criticato il fatto di andare a eliminare l'effetto legno. Questo effetto, il risultato a noi piace molto, e nella nostra casa, nel contesto, sta sicuramente meglio il soffitto chiaro rispetto a come era prima, che era comunque molto scuro, e con le pareti chiare, comunque i mobili chiari, andava un po' a contrastare. Ad alcuni questa cosa piaceva, mi hanno detto che dava carattere alla casa, ma io penso che anche con questa modifica la casa abbia comunque carattere, sia comunque molto particolare, anche perché mi è stato criticato tempo fa, quando mostrai qui su YouTube la casa mezza vuota, di aver preso la decisione di fare la zona relax, quindi con il divano e la TV sul soppalco, dico primo piano ma in realtà non è proprio un primo piano, diciamo qui sul soppalco, e era stata un po' criticata questa cosa da alcuni di voi, dicendo che non era una casa per niente pratica, era poco funzionale e che non era carino invitare gli ospiti, gli amici al piano di sopra per sedersi sul divano. I nostri amici quando vengono qui non hanno nessun tipo di problema a fare le scale, quindi se non abbiamo nessun problema noi, se non ce l'hanno loro, non vedo perché dobbiate averlo voi. Quindi a parte questo, proprio per questo motivo, per la scelta di fare comunque questa zona in un piano diverso rispetto alla cucina e alla sala da pranzo, trovo che rende la casa già originale, già solo questo. E quindi non capisco perché tante persone vengano a dire una casa tutta bianca, una casa anonima, una casa settica, è una casa che sembra un ospedale. Cioè davvero non riesco a capire perché bisogna sempre trovare qualcosa che non vada. Sono d'accordo sul fatto che ognuno debba avere i propri gusti, ed è giusto così, perché altrimenti insomma le case sarebbero tutte uguali o comunque qualsiasi altra cosa, però non dovete criticare le case degli altri, potete esprimere il vostro parere quando vi viene chiesto, nel senso che ok, è vero, io pubblico video su YouTube, quindi parere discordanti dei miei è giusto che ci siano, però mi inizia un po' a infastidire quando viene detto che la mia casa è una casa copiata, è una casa instagrammabile, è una casa già vista e rivista e che non ha personalità, perché non penso proprio che sia così. Comunque, aperta e chiusa questa grandissima parentesi, vi faccio vedere la cucina. Anzi, prima vi faccio vedere le travi, la sala da pranzo e poi l'ultima chicca la lascio, che è appunto la cucina. Come prima cosa vi faccio vedere l'ingresso. Finalmente ci siamo decisi a mettere il ripiano sopra il cartongesso, perché ultimamente a causa insomma di tutte le cose appoggiate sopra si era sporcato abbastanza, quindi abbiamo deciso alla fine, un po' come era la mia idea iniziale, di mettere una mensolina non altissima, sarà circa 2 cm di altezza, non di più, lunga ovviamente tutto quanto il cartongesso, e trovo che ci stia molto bene, mi piace il colore e ho scelto questo tipo di legno per farlo avvicinare il più possibile al tavolo della sala da pranzo. Vedete, più o meno è un colore simile, e anche l'effetto, le venature del legno sono più o meno simili, non identiche ma comunque molto molto simili. Inizialmente, quando le travi erano scure,
il fatto che qua fosse tutto bianco mi piaceva anche, però appunto come vi dicevo andava a sporcarsi praticamente molto molto spesso, ultimamente si era sporcato parecchio il cartongesso, quindi abbiamo deciso di rivestirlo con una mensolina in legno che trovo tra l'altro scaldi molto l'ambiente, anche perché mi è stato detto una casa è bella bianca se però abbinata a delle cose che vadano a scaldare, e sono d'accordo, però le cose che vadano a scaldare l'ambiente non devono essere per forza le cose principali della casa, possono essere complementi d'arredo, che sia un divano, un tavolo, una mensolina come ad esempio questa, dei cuscini, insomma ci sono tante cose che si possono acquistare e mettere all'interno della casa per scaldare l'ambiente se si decide di tenere comunque le pareti, il soffitto e i mobili principali bianchi. Almeno io la vedo così, e davvero mi danno fastidio quelle persone che mi vengono a dire la tua casa sembra un ospedale, ma non ti sembra di stare in un ospedale. Cioè davvero non capisco perché. Cioè a me ad esempio non piacerebbe mai vivere in una casa piena di colori, avere una stanza verde, una stanza arancio, una stanza rossa, una stanza gialla, mille colori sparsi per casa. Mi sembrerebbe di essere in un circo, ma non vado a criticare chi ha una casa di questo tipo, perché se questa persona sta bene all'interno di una casa colorata è giusto che ci stia. Quindi non vedo perché certe persone devono venire a criticare la mia. Sono un po' così, perché mi hanno dato un po' fastidio, devo dire, ultimamente stanno dando un po' di fastidio queste cose, anche perché sapete quanto ci tengo alla casa, quanto mi piace investire tempo e nuove idee ogni volta, perché poi ne ho sempre in mente una, e tra l'altro Ste me lo dice sempre, ho sempre una nuova modifica maledetta tosse, una nuova modifica da fare, delle idee nuove, e questa cosa mi tiene proprio super attiva, cioè mi piace proprio come cosa. Non ho sempre voglia davvero di migliorare qualsiasi angolino, renderlo ancora più carino, andare a cambiare qualche cosina, cioè mi piace proprio farlo perché ci tengo alla mia casa. E quindi sentirmi costantemente questi commenti, riceverli in direct o comunque sotto le foto, sotto i video, permettetevi, ma mi dà un po' di fastidio. Poi ci sarà lo stesso chi penserà questo e magari lo scriverà sotto questo commento, ma pace. Detto questo, vi faccio vedere la modifica che abbiamo fatto qui in sala da pranzo. Ed ecco qua la modifica che ho pensato di fare. Inizialmente il mobile, se vi ricordate, era praticamente quello bianco, quindi questo mobile e questo mobile sono due mobili di IKEA che avevamo preso e unito, però avanzava da questa parte, se vi ricordate, giusto tanto così come il pezzettino in legno che vedete adesso, mancava da questa parte perché tutto il mobiletto era contro l'altra parete. Qui si vedevano le prese della corrente, metà, perché le altre metà restavano nascoste, e quindi si capiva che il mobile non era stato fatto su misura, e alla fine mi è venuta questa idea. Nel scegliere il legno per fare la mensola, ho deciso di utilizzare lo stesso materiale. In questo modo ci sono diverse zone della casa che si riprendono con lo stesso tipo di legno, e di andare a creare su misura un piccolo mobiletto, che è poi questo, per andare a tappare il buco che mancava. Quindi abbiamo spostato completamente i due mobili dell'IKEA contro l'altra parete, e ho fatto mettere questo in legno da questa parte, e ho deciso di fare un'anta color legno proprio per dare contrasto, quindi avere alcune ante bianche e l'ultima nell'angolino, quella più piccola, color legno, che è un po' come il mobiletto che abbiamo su davanti al divano, però quello che abbiamo sul divano è bianco, bianco, grigio e un pezzettino bianco. Qui invece ho voluto stare sui toni del legno, e poi ho fatto fare sempre con lo stesso legno il ripiano sopra, che abbiamo proprio semplicemente appoggiato e incollato con il silicone, e in questo modo sembra davvero un pezzo unico, anche se in realtà non lo è, ma è stato fatto proprio in corso d'opera. Avendo le ante con questa apertura, quindi spingi e si apre, ho fatto fare la stessa cosa anche qui, quindi voilà. E qui ho messo questi due contenitori dove all'interno ho gli accessori per le aspirapolveri, questi sono gli accessori per il vaporetto, e questi invece sono gli accessori della scopa elettrica della Lidl, e voilà,
sono davvero super 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 soddisfatta di questo mobiletto. L'ho pensato così una sera e detto fatto l'abbiamo fatto fare praticamente. E tra l'altro guardate che bel tipo di legno, al tatto è liscio però ha queste belle venature, si vedono un pochettino di nodi, non troppi perché comunque non mi piaceva l'idea di avere troppi nodi evidenti, quindi ho scelto questo che mi sembra una buona via di mezzo e davvero mi piace molto come ci sta, anche perché va a scaldare decisamente l'ambiente. Questa era una parete comunque molto chiara e mi è piaciuta l'idea di creare questo contrasto. E adesso arriviamo alla chicca, di cui sono molto molto soddisfatta. Era una cosa che volevo fare già da un po' di tempo e prendendo la scusa di andare a creare questi piani per la stufa e per in questo mobiletto ho deciso di fare un'altra modifica in cucina, e ho deciso di farla anche perché andando a sbiancare le travi del soffitto ed essendo la cucina tutta bianca volevo creare un pochettino di contrasto, andare a scaldare un pochettino l'ambiente. Quindi cosa ho fatto? Ho fatto fare su misura lo snack bar, adesso vi faccio vedere. Tra l'altro mi stavo dimenticando di farvi vedere le travi, questo è l'effetto che si ha da giù guardando verso l'alto, quindi le travi schiarite nella zona divano e queste invece sono le travi della cucina. Mi piace il contrasto che dà il bianco delle travi con la struttura in grigio scuro della ringhiera. E ecco che inizia a vedersi la cucina. E questa è la modifica che ho fatto. Allora, come prima cosa, prima di farvi vedere lo snack bar, anche se in realtà già lo state vedendo, ne abbiamo approfittato visto che abbiamo chiamato il falegname per far abbassare gli sgabelli. E finalmente adesso mangiamo super super comodi. Infatti in queste sere ormai siamo praticamente sempre qui per inaugurare questa nuova zona. L'unico dubbio che ho è se lasciare questo tagliere qui o se invece toglierlo. Adesso lo tolgo così vi faccio vedere la differenza. Ok, così l'ho tolto. Non so, mi piace molto anche così con la parte di qua bianca e la parte di qua invece in legno. Però mi piaceva anche prima, anche perché effettivamente mi è comodo quando devo cucinare per non sporcare ovunque. Però mi piace molto anche così, quindi non so se lasciare così oppure se optare per l'opzione di prima. Fatemi sapere magari qui sotto nei commenti secondo voi come sta meglio. Sicuramente per la praticità era meglio avere l'altro tagliere qui. Comunque, sgabelli abbassati, come vi dicevo, sono davvero comodissimi. Li abbiamo abbassati alla fine circa di 10 cm, così mangiamo davvero comodi, io riesco ad accavallare le gambe, cosa che prima non riuscivo a fare, e poi sembra proprio di mangiare al tavolo perché la misura è proprio perfetta, quindi contenta di aver fatto questa cosa. E poi, sempre dello stesso materiale, abbiamo fatto fare lo snack bar proprio su misura dell'isola, esce leggermente qui, qua l'abbiamo hanno creato i falegnami questo tagliettino, questo angolino insomma per incastrare perfettamente lo snack bar all'isola. È stato creato lo stesso taglio anche qui sotto, non so qual è il termine corretto, comunque creando questo bordino diciamo sui tre lati è stato perfetto poi per andare a infilarlo un po' come se fosse un tagliere e poi per fissarlo. Inizialmente avevamo pensato al silicone, però non volevo una cosa permanente, insomma se un domani dovessi decidere di toglierlo non volevo rischiare di trovarmi il piano in quarzo rovinato, quindi sono andata a mettere circa 3 o 4 pezzi di bioadesivo, quello super potente, sulla lunghezza, così è bello fisso anche se cerco di muoverlo, in realtà non si muove, ma un domani qualora volessi andare a toglierlo con la forza magari di un paio di uomini si riesce a togliere, poi con un po' di alcol posso andare a togliere la colla che è rimasta attaccata così non mi rovina il piano sottostante.
mi piace tantissimo e trovo che facendo in questo modo abbia scaldato comunque l'ambiente. Preferisco la cucina così, con una parte scura, comunque il legno sul piano, piuttosto che avere il legno scuro sul soffitto. Mi piace di più il contrasto sulla cucina. E poi vabbè, il resto è rimasto tale quale. Comunque queste sono le travi in cucina schiarite. Inutile dirlo, a me piacciono proprio tanto. E mi piace tanto anche l'isola così. Sull'isola comunque abbiamo lasciato lo Scottex, la carta Scottex, che mi viene sempre utile quando cucino. E poi ho messo questo contenitore rosa che ho preso da Maison du Monde. In realtà al momento è vuoto, però stavo pensando di utilizzarlo per mettere il sale, così quando sono qui sul piano che devo cucinare ce l'ho qui a portata di mano. Secondo me non sarebbe un'idea malvagia. Devo dire che avendo creato questi tre angolini con lo stesso materiale, lo stesso colore di legno, proprio le stesse sfumature, stia molto molto bene, perché sembra una cosa proprio pensata per bene. E invece mi è venuto in mente così, sono partita, tutto è partito dalla stufa pellet per creare la mensolina, poi ho viaggiato con la mente e ho pensato di andare a tappare quel buco che mi infastidiva, perché ormai iniziava a darmi davvero tanto fastidio, perché si vedeva che non era fatto su misura, che era un mobile preso e messo lì tanto per, quindi ho voluto completare quell'angolino. E poi il lampo di genio, ho detto con lo stesso materiale facciamo lo snack bar, che in realtà era già da un po' di tempo che volevo fare, però ho fatto bene ad aspettare, perché in questo modo il legno è lo stesso che ho usato negli altri angolini, quindi davvero fantastico. Spero che questo video vi sia stato di compagnia, che vi abbia dato magari qualche ispirazione, perché in realtà neanche con tantissimo sono riuscita a fare questo snack che secondo me ci voleva, cioè ci voleva proprio, anche perché dà quel contrasto e poi lo utilizziamo proprio come se fosse un tavolo. Tra l'altro quando mangiamo qui non utilizziamo neanche le tovagliette americane, ma metto direttamente il piatto posato e i bicchieri sullo snack bar, e poi dopo aver cenato vado a ripulire tutto con lo stesso prodotto che utilizzo anche sul piano della cucina, quindi davvero fantastico, super comodo, pratico, e poi trovo che ci stia molto bene. Nulla, mettete un pollice in su se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi per non perdervi i prossimi video. Ora non ho niente in programma, ve lo dico subito, non ho più nessuna grande modifica o piccola modifica da fare, per ora almeno va bene così. E nulla, un bacione e a presto, ciao!